Samuele Vignato è nato il 24 febbraio del 2004. Io mi stavo trasferendo a Milano per passare a lavorare a Sky, per trasferirmi da Roma in questa fantastica città. E lui stava nascendo, pensate questa cosa qua. E dopo 20 anni praticamente che lavoro in questa città, lui fa gol in Serie A e lo fa giocando in una squadra che fa un calcio splendido con un allenatore che credo insieme a De Zerbi italiano rappresenti il meglio possibile in circolazione dal punto di vista della qualità di gioco, della crescita dei calciatori, cioè Raffaele Palladino. Samuele Vignato è giovanissimo, ma rispetto anche al fratello, di cui si è sempre parlato come un grande talento, secondo me ha ancora più talento e soprattutto è uno che fa gol in tanti modi. Ieri non fa un gran gol, l'azione non è bella, Gagliardini inciampa sulla palla e lui tira da 2 metri sotto le gambe del portiere, ma vedete che Vignato fa gol. Quando me lo hanno segnalato qualche anno fa dicendo c'è il fratello di Vignato che è più bravo di Vignato, mi sono visto su Scout tutti i gol di Vignato in primavera. Credetemi, Vignato segna da centrocampo, cioè fa gol come gli viene in mente, fa gol. Ed è un giocatore che secondo me, se non diventa bravo, avendo avuto anche la fortuna di avere uno come Palladino che lo maneggia a 19 anni, è tanto colpa sua, perché poi le carriere non le fa solo il talento, ma le fanno applicazione, lavoro, fatica, il procuratore giusto, la squadra giusta, l'allenatore giusto, mille cose. Però il talento di Samuele Vignato è un talento cristallino e lui sì, l'ho preso a fantacalcio. C'era l'anno scorso, però non ho avuto fiducia di confermarlo. Perché non giocava mai, era nel 2004. No, aspetta, io lo confondo così. In realtà col fratello. Era l'Empoli l'anno scorso. Empoli o Bologna? Bologna e gennaio Empoli. Avevo lui esatto. L'anno scorso, no, Samuel. Primo 2004 italiano a segnare in Serie A. Ah, comunque. Vero, vedi. Arrivata quindi la Staz. Chi fu il primo 2000? 2000, Ken, se non sbaglio. Bologna e Juve. 2001? Pellegri, il giorno dopo Ken. Roma-Genoa. Vero. E 2002? 2002, non mi ricordo. 2003, Volpato. 2002, non mi ricordo. Bove 2002? Ma non era Bove, però. No, secondo me prima di Bove segnato. C'è lo spiegato del 2001, non lo ricordo. Udogi che anno è? No. Udogi 2002, ma non è stato lui. Non ce l'abbiamo. Guarda, se... No, mi date un minuto. No, ma come fai a trovarlo? Esposito. Dove lo trovo? Esposito. Il rigore Inter Genoa 4-0, assist di Lukaku. Rigore che gli lascia Lukaku. Gli lascia la palla, esatto. Anzi, abbraccio con la mano. Ma allora vedi che è solo Pastore. Kent Greti. Come disse una volta Giuse, non c'è Pastore solo perché io non ho tempo. Tutti questi che abbiamo sono tutti italiani. Ah, grazie, prima italiano. Il primo 2004 assoluto è Luca Romero con Lazio Monza l'anno scorso. A Palladino. E questo invece l'ha fatto fare Palladino. Vero.